I due operai italiani di una ditta di costruzioni di Parma che sono stati liberati mercoledì scorso in Libia sono rientrati in Italia alle 5 di questa mattina con un volo proveniente da Sabrata. Ad accoglierli, oltre ai familiari, anche il ministro degli esteri Gentiloni. Purtroppo monta anche la rabbia di chi non ce l'ha fatta, come la moglie di uno dei due operai uccisi, il quale, attraverso il suo avvocato, ha fatto sapere con la rabbia in corpo che lo Stato italiano ha fallito e la liberazione dei due ostaggi è stata pagata con il sangue del marito. Tra l'altro, ha detto che nessuno degli ostaggi liberati che aveva esultato si è degnata di chiamarla. I due operai saranno ascoltati dalla Procura di Roma per fare luce sui numerosi punti oscuri della vicenda e soprattutto la dinamica del loro rilascio e la morte dei colleghi.